settore costruzione e rigenerazione di spazzole industriali nasce dall'esigenza di fare economie interne. La cooperativa La Formica, infatti, svolge già da anni il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, un'attività che fa parte del comparto igiene ambientale. Un ambito ben consolidato che denota il fortissimo legame che l'azienda ha con l'ambiente e che contraddistingue La Formica sin dalla sua nascita. Un impegno svolto anche fuori dal proprio territorio. Nel tempo ci si è resi conto che le spazzole potevano essere ricostruite non solo per le esigenze interne, ma anche per soddisfare richieste di altri operatori che operano nel settore dello spazzamento o comunque necessitano di spazzole. Un'attività che rispecchia in pieno la mission della cooperativa, che è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con l'obiettivo di restituire attraverso il lavoro quella dignità che passa attraverso l'autonomia e contribuisce a dare reddito a chi normalmente rimane fuori dalle dinamiche del mondo del lavoro, trasformando le persone, che normalmente sono un costo per le politiche sociali, in attivi contribuenti. Il nuovo settore, infatti, apre le porte a nuovi tipi di inserimento lavorativo, perché la ricostruzione delle spazzole è un'attività più semplice rispetto ad altre mansioni presenti in cooperativa, che in prevalenza prevedono la guida di un mezzo. In questo ambito si possono impiegare anche persone con svantaggi più gravi, come ad esempio persone con difficoltà di deambulazione oppure disabilità intellettiva. Si tratta di un'attenzione che da sempre c'è in cooperativa: trovare nuove tipologie di lavoro più adatte agli inserimenti lavorativi non semplici, che vadano incontro anche all'invecchiamento dei lavoratori, cioè di chi è prossimo alla pensione e può in questo modo essere inserito in una nuova attività, fisicamente meno impegnativa e più abbordabile, che non preveda, ad esempio, la guida di un mezzo. Anche la nuova attività, come le altre della cooperativa La Formica, è stata progettata secondo i requisiti della certificazione ambientale, per cui è stato fatto un dettagliato studio di fattibilità su tutte le fasi di produzione che sono state strutturate rispettando e aumentando la sostenibilità ambientale. La spazzola usata non viene infatti smaltita come rifiuto speciale, separando i componenti di ferro della base dai residui delle setole. Il materiale, quando non può essere riutilizzato, viene immesso nei circuiti di smaltimento destinati al riciclo. In questi anni di lavoro nel campo ambientale, La Formica ha maturato una grande esperienza anche nell'ambito delle certificazioni di qualità, unendo le buone prassi alle procedure formalizzate. Ciò ha portato a grandi risultati. Si è giunti alla certificazione integrata di qualità ambiente e sicurezza ISO 9001, ISO 14001 e OSAS 18001.